Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Luke e oggi siamo tornati su Genshin Impact per farvi vedere un mazzettino che ho ideato io. È un mazzo molto for fun, ma è molto bello. Il Ganyu Shotgun praticamente si incentra con i danni di Ganyu, perché come penso sapete c'è una bellissima carta, o almeno una bellissima abilità qua, che è questa qua. Ovviamente Ganyu quando carica l'attacco tira delle belle botte, qua fa due cryo damage e due piercing damage. Due piercing damage sarebbe che fa danno a tutti quelli in campo, quindi farà due al main e due a quelli che stanno ai lati. Direi che mi sembra molto buona. In più Xianling avrà il Pyronado attivo. Questo Pyronado praticamente ogni volta che un personaggio va ad usare un attacco va a tirargli un bel tornado, un bel Pyronado che fa due Pyro Damage e, come vi ho detto, fa due Cryo. Col Melt farà il per due di danno, quindi saranno delle belle, belle botte da subire per gli avversari. Le carte sono molto soggettive. Ad esempio io ranno queste qua. Potete stoppare il video se lo volete provare for fun questo mazzo. Ci sono molte carte che potrebbero essere utili, tipo questa è una delle mie carte preferite assieme a questa. Sono tre carte che utilizzo molto molto spesso. E quindi sì, questo è il mazzo, è abbastanza basico. Ci sono alla fine le carte forti evento, non sono tante. E queste sono, potrei fare dei cambi sicuramente. Timmy lo potrei tranquillamente, anzi lo cambio al momento, preferisco usare un parametric transformer. E questo è praticamente il mazzo. Andiamo in combattimento e ve lo faccio un pochino vedere. E ci siamo contro la Mirror Maiden, che ha due carte, insomma non vedremo proprio il potenziale, vedremo soltanto due cryo damage e due ad un lato. Peccato. Allora, all'inizio non è dei migliori. Lei mi può essere molto utile, strategize pure, questa però non mi servirebbe tantissimo, però dipende, se riusciamo a tirare la ulti di Xianling al primo turno potrebbe essere buona. Io cambierei semplicemente questa qua, sì, ok, molto, molto meglio avere quest'arco qua. Si inizia ovviamente con Xianling, la sua ulti costa 2. Metterò Guoba in campo, che comunque i suoi danni li tira. Speriamo bene nei dadi. Ma mi sembra che sia andata molto male. Rerolliamo questi, magari un paio di Pyro. Esatto, me li sono chiamati. Ok, ce l'abbiamo. Allora, come partiamo? Partiamo così. Questa, la tiriamo. E dopodiché Guoba. Non abbiamo altrimenti. Purtroppo non possiamo tirare la ulti turno 1. Ed è un... peccato. Però tiriamo Guoba al momento. Abbiamo già la ulti carica. Vediamo, possiamo usare un paio di carte. Loro ci iniziano a fare, va bene, meno 3. Allora qua, tiriamo questa. Vediamo che carte riusciamo a pescare. Ok, va benissimo. A sto punto... metto in campo questa e termino il turno a questo punto, così magari abbiamo magari un vantaggio prossimo turno. Allora, ci farà altro danno, suppongo, adesso. Esatto, va bene, un normal attack. Riusciamo adesso a tirare il Pyronado, a switchare su Gani e iniziare magari a fare qualche dannetto. Come vedete Guoba ha già iniziato ad attaccare. Guoba è molto utile. Guoba è una bella summon da avere. Ok, le carte sono veramente buone. Le carte sono... cioè, i dadi, scusate. I dadi sono veramente buoni per questo turno. Sì, sì, sì. Allora, che cosa si fa? Che cosa si fa? Fatevi pensare. Allora, questo costa 4. E dopodiché non riusciamo a tirare questo perché costa 5. Quindi... che cosa andiamo a fare? Strategize. Perché non riusciamo ad attaccare direttamente con Ganyu adesso. Purtroppo. Allora, mettiamo questo. Il Parametric Transformer non so se metterlo, se mettere Catherine, che magari potrebbe essere utile. Però abbiamo già Noelle in mano. Alla fine è lo stesso effetto delle due carte.
Quindi a questo punto io metterei un parametric transformer e tirerei la ulti di Xianling, giusto per avercela setappata. Probabilmente il parametric transformer lo poppiamo pure questo turno. Allora, Xianling può tranquillamente morire. Cioè, ve lo dico. Proprio tranquillamente morire. Ok, ci costa due, niente. Può tranquillamente morire. Purtroppo sprechiamo, suppongo, il parametric transformer. Perché ci hanno attaccato due volte. E quindi... va bene. Comunque, Xianling è morta. Non ci serve. Tecnicamente una volta... aver usato il Pyronado e non ci serve. Perché c'è Guoba, vabbè, adesso se ne andrà Guoba, però il suo l'ha fatto. Ok, va bene. Mi sa che in questo turno possiamo tirare delle belle mine. Vediamo i dadi. Ok, sì. Giustamente quella carta là, se non sbaglio, mi sembra di ricordare che ci garantisce due dadi elementali. Dello stesso tipo, esatto, del personaggio attivo. Però io direi di rerollarli comunque, perché sono veramente orribili. Due di ghiaccio e basta, magari un paio in più. Un omnidato, va bene? Cioè, va bene, per modo di dire. Ok, sì, meglio, meglio, sicuramente meglio. Io riusciamo a tirare una bella mina con Ganyu. E possiamo equipaggiargli questo, ma è worth... effettivamente equipaggiargli questo? Quasi direi di no. Facciamo una cosa. Cambiamo questi, tiriamo questo da 5 e poi gli tiriamo il fiore di loto. Anzi, tecnicamente è più worth tirargli il fiore di loto al momento. Perché ovviamente fa melt, parte Xianling, gli rimette il fuoco. Di solito il fuoco non ce l'hanno, quindi Ganyu tira la botta e il Pyronado poi fa 4. Più o meno comunque i danni sono uguali, ragazzi. Allora, possiamo tirargli o la ulti o un bel attacco bello potente. E bisogna vedere quanto fa l'attacco bello potente. Questo invece fa... comunque lo shotta. In più mi mette in campo questo. Sarebbe più worth tirare quello là. Quindi, mettiamole in campo e tiriamo la ulti. Magari ci può essere utile dopo Catherine in campo. Tiriamo la ulti, shottiamo la Maiden. Come vedete, quando si arriva ad attaccare con Ganyu, sono meno 6 di solito, dipende se ha l'arco equipaggiato. Sono o meno 5 o meno 6 dritti in faccia al personaggio che sta attivo. Come vi ho detto, non è un deck di quelli tipo meta che mi dite oh, oddio è fortissimo. È un deck molto for fun. Ed è veramente divertente vedere Ganyu che tira delle certe botte. Veramente molto molto bello. Qua finiamo. Abbiamo finito. Come vedete l'abbiamo battuto e il deck a me piace. Non abbiamo fatto tutti gli obiettivi. Che cosa abbiamo mancato? Purtroppo c'è... sì, è giusto. C'è morta Xianling. Poi magari ci riproverò. Però sì, l'abbiamo clearata, adesso vi faccio vedere magari contro un NPC normale e concludo il video. Contro questo mazzo. Vediamo come performa anche qua. Bennett è stato un pochino inutile, ma lui più o meno è, diciamo, una back unit che sta lì, che se serve subentra. Non è male. Se serve lui subentra e c'è sempre. Anche perché può sicuramente illare, costa 2, potrebbe essere una strategia al posto di iniziare con Xianling, magari se volete allungare un pochino il turno. Allora, devo dire, dadi un po' uno schifo, però 2 pyro. Rettifico, 3 pyro. Va bene, si può fare qualcosa. E quella cosa è rollare i dadi, vai. Giustamente. Rolliamoli per favore. Perché mi servono pyro. Grazie. Magari me ne dai un altro, un omnidado come... no. Ok, vabbè. Lo prendo come no. Allora. Che si fa? Carichiamo.
Carichiamo. Sì, allora a questo punto è worth mettere giù Guoba e magari poi caricarci dadi per il prossimo turno. Quindi mettiamo giù Guoba. Poi dobbiamo fare un cambio e possiamo usare Paimon. Così prossimo turno abbiamo due dadi in più, più possiamo ultare. Aia, ha fatto male, ma lui ha tre dadi adesso. Può far qualcosa. Con tre dadi. Sì, potrebbe attaccare questo. Se ha Geo. Un pochino dubito. Allora, non so che cosa bruciare, perché sono tre carte veramente utili. Però questa Paimon la voglio giocare per il prossimo turno. Quindi è tra queste due. Catherine mi potrebbe servire, ma non è così essenziale. Lei ci potrebbe dare qualcosa di buono, quindi bruciamo Catherine e usiamo Paimon. Prossimo turno saremo belli carichi di dadi e partiamo per primi. Vediamo se ci fa un attacco. Ha switchato su Noelle, ma dubito possa fare qualcosa, esatto. Va bene, va bene. Il nostro turno l'abbiamo concluso. Abbiamo preso 5 di danno, sì, ma abbiamo già la ulti. Ok, belle. Belle, possiamo rerollare i dadi. Abbiamo due omnidadi nel caso. Ok, più o meno. Al massimo abbiamo Ningguang. Oddio, che... veramente, che schifo di dadi. Vabbè, comunque. Abbiamo Ningguang. Certo, aspetta e spera. Tranquillo. Ningguang. Reroliamo, vai. Cryo e basta. Mamma, cos'è con sti dadi dentro? Cryo e due led. Vabbè, dai, va. Ok, può andare bene. Tanto abbiamo lei. Però aspettate. Sì. Tiriamo lei. Allora, contiamo. 4 ci vanno via di qua. 1 per switchare. Quindi 4. 1 per switchare. Riusciamo a tirargli una bella botta. Vai. Approfittiamone. Certo, Jelling magari potrebbe morire. Oddio, non so quanto danno fa Noelle. Ok, 2, va bene. Si fa lo scudo, ovviamente. Però ha tirato, sì, il full plate. Ok. Allora, switchiamo. E tiriamo una bella botta. Ok, lui mette Xin Chou. C'ha lo scudo. Contate che c'ha lo scudo, quindi prende soltanto meno 3. È un team un po' bastardo che sono andato contro, eh. È full di scudi. Però gli abbiamo distrutti adesso gli scudi. Gli abbiamo già tirato una bella botta. Lui ha dichiarato praticamente la fine del turno. Non ha fatto così tanto. Noi abbiamo ancora un Pyronado, Guoba che gli mette il fuoco. Quindi possiamo tirare un'altra bella mina. Poteva andare molto meglio con le carte. Però abbiamo Paimon che ci dà due omnidadi e veramente ci servono di brutto questi omnidadi. Rerolliamoli. È andata peggio di prima, cioè meno male che c'è Paimon. Meno male che Paimon c'è. Ma va bene, allora. Adesso lui parte per primo, switcha e ci attacca perché ha usato Noelle. Quanto danno fa? 3. Si fa il Crystallize, giustamente, ha un altro ennesimo scudo. Qua le cose da fare sono poche. Sono poche. Tirare questa e vedere come cosa esce. Se esce qualcosa di usabile. Sì e anche no. Cioè, sì ma no. Poi ne usiamo 5. Poi ne abbiamo 4. Con cosa facciamo con 4? Gli mettiamo giù il Lotus. Suppongo. Sì. Però. Questa la possiamo tirare, no? È una heal. Chi se ne frega? Costa 0. Questa la possiamo tirare. Dai, due omnidadi. Tiriamo questa. Ancora con sti scudi. Come ho detto, team peggiore non lo potevo affrontare al momento. Perché è full di scudi e quindi non vedete i danni interi di Ganyu. Che di solito con il suo charge gli fa tanto danno. Qua possiamo tranquillamente cambiare e andare a giocare la sua ulti, uccidergli Noelle e avere la ulti in campo, che ovviamente a fine turno questa fa danno. Fa uno di Cryo e uno di Piercing, quindi fa danno a tutti. E a fine turno sì, a fine turno. Va bene, finiamo. Quindi tiriamo meno uno, meno uno.
Non è male. Due omnidadi. Un craio. Per favore. Un omnidado. Un pyro. Si può fare qualcosa di molto interessante. Perché lui è congelato. Allora, Xin Chou è molto forte. Ok? L'unico problema è che si mette l'hydro. In teoria anche qua si mette l'hydro. Quindi diciamo che contro un personaggio che ha queste caratteristiche di essere proprio preponderante con il ghiaccio e che frizza tutto, non è proprio tanto effettivo. Ma comunque, questo ragazzi era il mazzo. Ce l'avete all'inizio del video, se lo volete provare, è molto molto divertente. Ebbene, come non rappresentare meglio un intro proprio inerente al video? Ganyu, Zhang Ling e Bennett che guardava lo scontro, ma lui è sempre lì, nel caso dovesse servire a tirare un bel pollicione all'insù, buffare l'attacco a tutti e caricare queste bellissime frecce di Ganyu. Anche ovviamente, anzi, soprattutto nel gioco reale, non nel gioco di carte, lui è fondamentale. Finisce qua il video, spero vi sia piaciuto. Se siete arrivati a questo punto del video, mi raccomando, like e iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo.